Ciao ragazzi, io sono Umberto, ma potete chiamarmi il Sorcio. Se avete visto il video sui vostri viventi pubblicato qualche settimana fa, avrete notato come mi si è concentrato molto sul celacanto delle Comore. Questo per due motivi. Primo, perché è appunto il fossile vivente, tra virgolette, come sapete, questo termine mi fa abbastanza arrabbiare, più conosciuto, ma anche perché è uno dei miei animali preferiti. Infatti, mi sono messo a leggere così tanti paper su di lui che mi sono dovuto fermare, perché altrimenti sarebbe diventato un video solo sui celacanti. Però, avendo trovato così tante informazioni, ritenendolo un animale molto interessante, ho deciso alla fine di portarvi un video. In primo luogo, quindi, alcune informazioni che ho messo nel precedente video per esigenze di tempo e che ora abbiamo tutto il tempo di approfondire. Come detto nel precedente video, nel 1938 fu pescato in Sudafrica un esemplare di Latimeria calumne, o celacanto delle Comore. Questa specie fu riconosciuta e descritta nel 1939, ma non è l'unica specie di celacanto esistente. Infatti, 60 anni dopo, nel 99, fu riconosciuta una seconda specie di celacanto, il celacanto indonesiano Latimeria menadensis. Il celacanto indonesiano presenta una colorazione più tendente al marroncino, mentre il celacanto delle Comore è più tendente all'azzurro. Di solito questa differenza di colore da sola non è mai sufficiente per considerare due organismi come appartenenti a specie distinte, ed infatti ne abbiamo avuto la certezza grazie ad un'analisi del DNA mitocondriale. Oggi sappiamo che queste due specie si sono separate tra i 30 e i 40 milioni di anni fa. Un'ipotesi proposta in questo studio prevede che l'ultimo antenato comune del genere Latimeria fosse diffuso omogeneamente tra le coste d'Africa ed Eurasia. L'evento di collisione tra l'India, al tempo un'isola, e l'Eurasia, avvenuto circa 50 milioni di anni fa, ha diviso geograficamente le due popolazioni, avviando un processo di speciazione geografica e conseguente deriva genetica. In aggiunta, ho trovato un altro studio del 2020 basato su un esemplare di celacanto indonesiano pescato a circa 750 km di distanza dal loro habitat tipico, diciamo così. I ricercatori sono riusciti a dimostrare che tra questo campione ed altri esemplari della stessa specie vi sia una divergenza molecolare del DNA mitocondriale dell'1,8%. Che sembra poco, ma non lo è, nel contesto di questi animali che vengono accusati di avere una bassa variabilità genetica, e qui ci ricolleghiamo in parte al discorso dello scorso video. Questo suggerisce due possibilità: o che questa specie possa presentare una distribuzione geografica più estesa di quanto si pensasse ed anche una maggiore diversità genetica, o che potrebbe persino esserci una terza specie di celacanto ancora da riscrivere. Donna ragazzi, scusate un po' la voce nasale, ma ovviamente è arrivato l'autunno, arriva anche il raffreddore, che bello, eh? Tornando a noi, sempre riferimento al precedente video, come anche qualcuno ha aggiunto nei commenti, voglio fare una piccola precisazione. I celacanti sono comparsi molto prima del Cretaceo. Infatti, i fossili più remoti di celacanti, come ordine Actinistia, ricordiamolo sempre, di cui abbiamo prove, risalgono a circa 410 milioni di anni fa, nel Devoniano. E prima di essere riscoperti, si riteneva che i celacanti si fossero estinti dal Cretaceo, quindi circa 65-66, insomma una settantina di milioni di anni fa. Voglio anche aggiungere una cosa di cui non ero per niente a conoscenza. Questi pesci, come i miei cari molli, protagonisti del video sulla partenogenesi, sono ovovivipari. Infatti ho trovato un paio di paper che descrivono il ciclo vitale di Latimeria calumne, di cui parleremo a breve, e anche altri paper che descrivono come i resti fossili di altri celacanti del genere quello si liano alla più antica testimonianza di ovoviviparità. Ma quindi, come funziona esattamente il ciclo vitale dei celacanti, almeno di quelli esistenti? Cercherò di spiegarne il più facilmente possibile, ma sappiate prima un paio di cose. Punto 1. Molto di quanto ho trovato è basato su studi effettuati sul celacanto delle Comore, Latimeria calumne. Perciò vi parlerò prima di entrambe le specie, evidenziando similitudini e differenze, poi scenderò più nel dettaglio sul celacanto delle Comore. Punto 2. Come vedremo tra poco, date le difficoltà nello studiare questi animali, ed in particolare nell'osservare loro, nel loro habitat naturale, quanto vi dirò potrebbe invecchiare male e da qualche anno a questa parte rivelarsi incorretto. Mi sono affidato principalmente a studi molto recenti, l'ultimo del 2021, ma in questi casi, come è successo proprio con un paper usato per il video di oggi, ogni nuova ricerca potrebbe confutare le precedenti. Date queste premesse, parliamo innanzitutto del loro habitat. Entrambe le specie di Latimeria vivono in zone relativamente remote. Latimeria calumne vive in profondità tra i 70 ed i 700 metri attorno alle coste delle isole delle Comore, in Africa. I fondali di questi mari sono pieni di ripidi pendii vulcanici di origine recente, dove questi pesci possono trovare rifugio in piccole grotte. Invece Latimeria menadensis vive nei pressi di fondali rocciosi e grotte sommerse a profondità minima di 150 metri. Su alcuni siti di cui però non ho trovato la fonte, vengono riportate profondità tra i 100 e i 400 metri, nelle acque attorno all'Indonesia, in particolare in un'area ristretta attorno all'isola Sulawesi. Questi siti sono più antichi e presentano meno pendii e grotte, erosi probabilmente dalle forti correnti tipiche della zona. Entrambe le specie prediligono temperature non troppo elevate, intorno alla ventina di gradi, questo perché la loro capacità di estrarre ossigeno dall'acqua, relativamente scarsa, almeno rispetto ad altri pesci ossei, è ottimale a queste temperature.
I latimeria calunne possono inoltre raggiungere i 2 metri, con le femmine che a maturità sessuale crescono tra i 160 e i 179 cm, i maschi tra i 120 e i 129. Purtroppo, per latimeria menadensis, ho trovato solo che raggiungono una dimensione massima di 140 cm, nessuna informazione però sulle dimensioni raggiunte alla maturità sessuale. Come ho già accennato, entrambi sono ovidipari e se non vi ricordate la definizione, ne parleremo tra poco, quindi tranquilli. E qua le similitudini terminano. Infatti, ora ci concentreremo solo sul celacanto delle Comore. Certo, in virtù di quanto abbiamo detto finora, potremmo considerare queste ricerche come ottime approssimazioni del comportamento anche del celacanto indonesiano. Però voglio già mettere le mani avanti ed avvisarvi che la situazione non è così semplice. Provo a farvi capire. Noi parleremo molto del metabolismo del celacanto delle Comore ed anche della sua aspettativa di vita. Ovviamente, questo va a pari passo con il suo habitat, che differisce principalmente da quello del celacanto indonesiano. Questa differenza ovviamente impatta sul loro metabolismo. Come dirò tra poco, la timera calunne è un nuotatore lento, cosa non problematica nel suo habitat tipico, ma di certo soccomberebbe alle correnti indonesiane. Perciò menadensis presenterà sicuramente un nuoto più veloce, quindi un metabolismo diverso. Anche la profondità influenza il metabolismo. La timera calunne si immerge a profondità maggiori rispetto a menadensis, almeno per quanto ne sappiamo. Personalmente ritengo, enfasi sul personalmente, che alcune conclusioni siano valide anche per la Timenia menadensis, date le similitudini morfologiche ed abitudini abissali. Magari studi futuri dimostreranno l'esatto opposto. Nota bene. Per evitare ripetizioni d'ora in poi con celacanto mi riferirò soltanto alla Timenia calunne, il nostro caro celacanto delle Comore, se non esplicitato diversamente. I celacanti sono tra i pesci con il ciclo vitale ed il metabolismo più lento che ci sia. Ciò non deve sorprendere, perché molti organismi abissali presentano simili adattamenti. Questo perché in un ambiente in cui il cibo è estremamente scarso, conviene essere molto più efficienti, disperdendo meno le poche energie disponibili, anche sotto forma di calore. Pure per questo motivo sono dei nuotatori molto lenti, anche se ovviamente sono in grado di allontanarsi velocemente in caso di necessità. Inoltre, la temperatura a cui si trovano influenza il metabolismo. I celacanti, come molti altri pesci, sono animali ectotermi. In altre parole, la loro temperatura corporea è la stessa dell'ambiente esterno. In questo caso l'acqua che li circonda. Senza scendere troppo nel dettaglio, per sopravvivere meglio a temperature più fredde, gli animali ectotermi sviluppano, o meglio presentano, un metabolismo più lento. Al contrario, gli animali endotermi, mammiferi e non solo, presentano a basse temperature un metabolismo più attivo, data la necessità di riscaldare il corpo per mantenere la temperatura al suo interno costante. Ovviamente ci sono eccezioni a questa regola generale, ma non è il caso di parlarne in questo video. Ma noi abbiamo sempre pensata così. Anzi, si riteneva che questi pesci avessero un processo di crescita veloce, se non proprio tra quelli più veloci, con un altrettanto veloce metabolismo. Stime iniziali prevedevano che il celacanto delle Comore vivesse al massimo una ventina d'anni, ma oggi, invece, siamo sicuri che possa per un secolo intero. Come siamo passati a ritenere più corretto l'esatto contrario? Beh, ovviamente si sono fatte delle prime ipotesi. Un primo studio aveva osservato che sotto il microscopio a luce trasmessa, le scaglie dei celacanti presentino dei cosiddetti macroscopic circuli, che mi prenderò la libertà di tradurre in italiano come macrocerchi. Partendo dall'ipotesi, rivelatasi corretta, che i celacanti, come altri pesci tropicali, abbiano una crescita annuale, si ipotizzò che questi macrocerchi, come i cerchi annuali negli alberi, potessero essere una buona stima dell'età di un individuo. Contando questi macrocerchi, si poteva immaginare un'aspettativa di vita di al massimo una ventina di anni. Tuttavia, l'idea del celacanto come pesce con un ciclo vitale veloce non andava così tanto in accordo con le altre informazioni che si hanno su di lui e sugli altri pesci abissali. Infatti, i ricercatori di questo nuovo studio hanno deciso di prelevare alcune scaglie da 27 esemplari e sottoporre ad un microscopio a luce polarizzata. Non una trasmessa, polarizzata. Sotto questa nuova luce sono emersi dei cerchi ancora più piccoli, detti semplicemente circuli. E partendo dalla stessa ipotesi, si è concluso che questi sono i cerchi a crescita annuale e non i macrocerchi. Questi ultimi, infatti, vengono depositati sulle scaglie con un rapporto 1 a 5. In altre parole, ogni 5 cerchi, quindi ogni 5 anni circa, un macrocerchio. Ed è per questo che l'aspettativa di vita dei celacanti si è letteralmente quintuplicata. Ma perché ogni 5 anni? Purtroppo si ignora la causa precisa, ovviamente, ma si ritiene ci siano dietro dei fattori endogeni, in altre parole interni all'organismo, come stress o altro, causato da eventi di migrazione di massa o eventi riproduttivi, poiché entrambi i sessi presentano macrocerchi. Questa conclusione va in accordo con molte informazioni che abbiamo. Come già detto, i pesci abissali di solito hanno un metabolismo lento ed un ciclo vitale lungo, e non va nemmeno in contrasto con le dimensioni che questi pesci possono raggiungere. Prima di parlare nel dettaglio, introduciamo il concetto di crescita asintotica nei pesci. In sintesi, la crescita asintotica è un modello di crescita che prevede la dimensione massima che un pesce è in grado di raggiungere se non ci fossero fattori esterni a bloccarlo, come la vecchiaia, la malattia o la predazione. Non che proprio sia un fattore esterno la vecchiaia, però insomma, capitemi. Secondo i vecchi modelli di crescita, il celacanto avrebbe potuto senza problemi raggiungere i 3 metri raggiunto il secolo di età, ma come abbiamo detto, il celacanto più grande mai pescato si aggira sotto i 2 metri. Infatti, con il più recente modello, raramente supererebbe i 2 metri, che sarebbe appunto il loro limite di crescita, l'asintoto orizzontale che si può osservare nel grafico in sovraimpressione.
Il famoso 1,5 metri circa viene raggiunto durante la maturità sessuale, che adesso si stima essere in media tra i sessi tra i 50 e i 70 anni. In gran parte degli esseri viventi, raggiunta la maturità sessuale, si osserva un vero e proprio rallentamento della crescita dell'individuo, almeno in dimensioni, a favore di investire tale energia in altri processi, come l'ovulazione o il corteggiamento tra maschio e femmina. Perciò, in virtù di quanto osservato in questo studio e su altri pesci abissali, concludiamo che i celacanti sono pesci con un metabolismo lentissimo e che possono raggiungere senza problemi il secolo d'età. Un'altra cosa interessante che dimostra questo studio è che questi pesci sono anche vertebrati col tempo gestazione più lungo, ben 5 anni! E gli avannotti sono pure belli grandi, con dimensioni che si aggirano tra i 30 e i 35 cm appena nati. Anche l'uovo non scherza, 9 cm. Vi ricordo che i celacanti sono ovovivipari, quindi lo sviluppo degli avannotti avviene all'interno della madre, ma questi sono nutriti dalle uova, non dalla madre stessa. Una volta partoriti, saranno degli individui completamente formati, individui adulti in miniatura, già in grado di alimentarsi autonomamente nel caso di questi pesci, che trovano soltanto a crescere in dimensione. Questo processo è detto sviluppo post-embrionale diretto. In altre parole, il fenotipo, ovvero i tratti somatici dell'individuo, sono già quelli dell'adulto. Il vantaggio di questo sviluppo embrionale e post-embrionale è nel puntare sulla qualità della prole più che sulla quantità. Una maggiore gestazione significa che questi avannotti possono crescere indisturbati più facilmente, esponendosi meno al rischio di una morte prematura. È proprio il ragionamento opposto alla fecondazione e sviluppo embrionale esterno. Pesci che fecondano le uova esternamente, nella maggior parte dei casi li difendono sì per i primi giorni, ma una volta schiuse, gli avannotti saranno da soli contro il mondo e si troveranno in uno stadio di effetti larvale, in cui dovranno accrescersi e trasformarsi prima di presentare i tratti somatici dei genitori. Questo, invece, è lo sviluppo post-embrionale cosiddetto indiretto. Lo stesso di girini e rane, soltanto un po' meno drastico, nella maggior parte delle specie, ovviamente. Tornando al discorso di qualità contro quantità, in questo caso le uova che si schiudono sono molte di più, ma ahimè, di queste solo poche riusciranno a raggiungere la maturità. Prima che me lo chiediate, no. Non sono riuscito a trovare paper, almeno non a pagamento, che descrivono esattamente come si riproducono i celacanti di nessuna delle due specie. Sono solo riuscito a capire che non sembrano presentare strutture predisposte alla fecondazione, come ad esempio il gonopodio dei poesilidi. Ma ovviamente, come questi, la loro è una fecondazione interna, condizio sine qua non per la ovoviviparità. Mi raccomando però, non è sempre vero il contrario. Viceversa, alcuni animali come i polli o alcuni squali presentano fecondazione interna, ma sono ovipari. Potremmo anche parlare della fecondazione orale tipica dei ciclidi, ma non mi sembra il video adatto. Se volete più informazioni sulla riproduzione dei pesci e le loro cure parentali, ne possiamo parlare nel dettaglio in un video futuro. Un'altra discussione interessante si potrebbe fare sul rapporto tra le dimensioni dei celacanti e il loro essere ovovivipari. Molti pesci ossei sono, al contrario, di dimensioni minute rispetto ai celacanti, ovviamente, raggiungono prima la maturità sessuale e presentano la fecondazione esterna. Ora sorge il dubbio: le dimensioni di questi pesci hanno influenzato tutti questi fattori o è una semplice casualità? È stato un vantaggio presentare dimensioni minori la fecondazione esterna? Quale elemento ha influenzato l'altro? Purtroppo, non sono in grado di darvi una risposta certa a queste domande ed anzi, solo continuando a fare ricerche su questi animali potremmo avere risposte. Se potessi dire la mia su uno di questi punti, partendo da quanto osserviamo sui vertebrati superiori come noi, potremmo concludere che la strategia più vantaggiosa è la ovoviparità, se non proprio la viviparità, come nel caso nostro e di molti altri mammiferi, che tende a concentrarsi sulla qualità più che sulla quantità della prole, soprattutto quando parliamo di ambienti estremi come quelli in cui vive il celacanto. Ma ovviamente non confondete la mia opinione con i fatti. Ricordiamo che puntare sulla oviparità e o sulla quantità della prole non è di per sé una strategia inferiore, ma semplicemente una strategia diversa che risulta essere la più ottimale per alcuni animali che vivono in ambienti con pressioni ambientali diverse dalle nostre, o da quelle dei celacanti. Tornando a questi ultimi, tutto questo comporta alcune osservazioni tanto interessanti quanto preoccupanti. Il tardivo raggiungimento della maturità sessuale e una lunga gestazione dell'embrione mettono a rischio questi animali. Se da un lato uno sviluppo interno dell'embrione ne assicura una maggiore sopravvivenza su certi aspetti, può essere rischioso in caso di cambiamenti repentini dell'ambiente, come quelli di natura antropica. Detto in altri termini, i celacanti non potrebbero essere in grado di riprodursi con una velocità sufficiente per soppiantare una drastica diminuzione della loro specie, causata da eventi improvvisi come quelli che causiamo noi. Al contrario almeno di altri pesci, che presentano invece fecondazione esterna o un tempo di gestazione minore se presentano fecondazione interna, o pesci che producono più avannotti e raggiungono prima la maturità sessuale. E i fatti sembrano confermare la teoria, purtroppo. La UCN, Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, considera il celacanto delle Comore e il celacanto indonesiano specie a rischio rispettivamente critico e vulnerabile. Se non facciamo qualcosa, così i nostri antenati potrebbero una volta per tutte sparire dalla faccia della Terra. Oh, un attimo, ho detto antenati? Sì, avete sentito bene, questi pesci sono più imparentati a noi che ai tonni, per esempio. Sorprendente, vero?
Infatti, senza scendere troppo nella tassonomia, i celacanti, sia indonesiano che delle Comore, sono riconosciuti come appartenenti alla sottoclasse dei sarcopterigi, che contiene l'ordine Actinisia, a cui appunto appartiene il genere Latimeria. E questa sottoclasse contiene a sua volta la superclasse dei tetrapoda, ovvero tutti i vertebrati terrestri e non che presentano quattro arti. Infatti, su un cladogramma questa cosa si può notare facilmente, ve ne metterò un paio che più o meno penso rendano un'idea. Un altro strumento che ce ne può dare un'idea grafica è un sito che, come tanti di voi, ho scoperto grazie all'ultimo video, al tempo di registrazione, di Entropy for Life, sull'individuo cane volpe. Il sito si chiama Time Tree e ti permette di ricostruire la storia evolutiva di due o più taxa. Per costruire il grafico vengono usate numerose ricerche scientifiche che si occupano appunto di datare questi taxa. Quindi il sito usa tutte queste ricerche per campionare una stima su quanto tempo fa i due taxa presi in studio si sono separati dal loro antenato comune. Seguirete con me che un tempo di separazione più remoto significa che i due taxa sono meno imparentati. Al contrario, un tempo di separazione meno remoto vuol dire che taxa sono più imparentati. Infatti, se inseriamo il genere Homo, che è il nostro, e lo confrontiamo con il genere Latimeria, che è quello dei celacanti, osserviamo che si sono separati in un periodo tra i 409 e 425 milioni di anni fa. Invece, se confrontiamo Latimeria con Tullus, che invece è il genere dei Tommy, la separazione è avvenuta fra 423 e 440 milioni di anni fa, con una media rispettivamente di 415 e 429 milioni di anni fa. Sì, ragazzi, lo so che la differenza di a malapena 14 milioni di anni sembra poco, ma ovviamente nel contesto di generazioni e generazioni vuol dire tanto. In queste generazioni si sono iniziati e conclusi percorsi evolutivi completamente diversi tra i parenti dei celacanti e dei tonni, rimanendo in esempio. Noi esseri umani viviamo in media un'ottantina d'anni e quindi nemmeno siamo in grado di concepire quanto lungo sia un tempo del genere. Detta più semplicemente, il parente comune tra celacanti e tonni si è separato molto prima del parente comune tra i celacanti e noi, rendendo i celacanti più imparentati a noi che a quest'altro pesce osseo. Per concludere, cosa possiamo dire? Che le due specie di celacanti esistenti sono tra i tanti organismi che stiamo mettendo a rischio di estinzione, e che se continuiamo così, con loro se ne andrà anche un importante ramo del fittizio albero della vita evolutiva del nostro pianeta. Riguardo la questione del fossile vivente, accennata brevemente nell'introduzione, vi invito a guardare il mio video precedente, perché in essa la spiego molto bene, non me la sento di dilungarmi su di essa anche in questo video. Ho fatto quel video apposta. In ogni caso, tornando a questo video, spero che vi sia piaciuto e che vi abbia insegnato qualcosa di nuovo. Se avete anche voi qualcosa da aggiungere o correggere, fatelo senza problemi nei commenti. Ringrazio come sempre il mio caro amico, nonché diciamo relatore ormai, Giorgio Nicolosi, che anche questa volta mi ha aiutato facendo da vero e proprio supervisore. Se volete farmi capire il vostro apprezzamento per il mio lavoro di ricerca, iscrivetevi al canale, almeno fino a quando non raggiungiamo i 1000 iscritti, perché una volta raggiunti non ve lo chiederò più, e detto ciò, alla prossima!